Il viaggio di rientro da Padova a Venezia della reliquia di Sant'Antonio, che domenica scorsa è stata trasmessa interamente in diretta, è stato possibile grazie all'organizzazione e all'efficienza dei carabinieri del nucleo natanti che hanno eseguito magistralmente il percorso lungo il Brenta. A poco meno di una settimana abbiamo ripercorso lungo il Canal Grande insieme a loro le emozioni di quel giorno. Il carico emotivo, l'organizzazione, l'entusiasmo che ci ha anche trasmesso la gente che abbiamo incontrato lungo il percorso, per noi è stato sicuramente un qualcosa di nuovo, un'esperienza unica. L'affluenza della popolazione ci ha sorpresi e soprattutto l'entusiasmo sia di giovani che di anziani. Una giornata emozionante anche per i carabinieri che hanno organizzato tutto nei minimi dettagli. A livello logistico è stato molto difficile da organizzare, voi naturalmente siete abituati, fa parte del vostro lavoro, però questa era una situazione un po' particolare, insomma il carico a bordo era di notevole valore. Infatti la logistica, insomma, abbiamo cercato di organizzarla al dettaglio, sia nell'andata da Venezia a Padova e sia al ritorno. Ovviamente, insomma, abbiamo dovuto considerare diversi aspetti, perché insomma, risalire il fiume, quindi risalire il naviglio Brenta, arrivare a Padova attraversando 5 chiuse e 8 ponti girevoli, anche nel calcolo dei tempi, insomma, ci ha dovuto comunque far effettuare uno studio a monte. Realizzando anche l'apposito supporto per la reliquia a bordo. Una volta fissato lì potevamo comandare l'alzata e la discesa del santo attraverso un interruttore che avevamo posto sul cruscotto, quindi senza dover entrare materialmente in barca e dovendolo togliere, diciamo, dal supporto in modo manuale. Abbiamo cercato di considerare ogni imprevisto per far sì che gli intoppi fossero ridotti al minimo. E grazie a Dio, insomma, Sant'Antonio in questo caso ci ha aiutati, abbiamo navigato senza nessun tipo di problema.